Io credo che questa inaugurazione di questo centro di formazione sia un passaggio importante nel lavoro per qualificare sempre più la protezione civile della nostra città. Roma non è un comune come altri e non è un caso che nella legge della Roma Capitale sia previsto fra le funzioni che vengono trasferite a Roma Capitale ci sia anche la protezione civile, che sarà organizzata in collaborazione, oltre che ovviamente con la protezione civile nazionale, in collaborazione con la Regione Lazio, ma che avrà una propria capacità di organizzazione e di attività legata strettamente al contesto cittadino, perché non si può ovviamente equiparare una realtà regionale con una realtà molto importante come quella del Comune di Roma. Io credo che sempre più emerge la necessità di operare su due versanti, che è quello ovviamente di fronteggiare le emergenze, ma anche quello di fare molta prevenzione, molta capacità di presenza sul territorio. Questo è il grande compito della realtà della protezione civile, del grande coordinamento della protezione civile che svolge, che ha svolto in questi anni e che sempre più deve svolgere. E noi abbiamo bisogno di non attendere l'emergenza, di non attendere il momento del disastro, ma saper cogliere quali sono i profili problematici e saper intervenire in termini immediati, tempestivi, saper sollecitare le diverse istituzioni pubbliche che decidono quelle sono le scelte sul territorio in maniera tale da prevenire quelle che sono le emergenze e quelle che sono le disgrazie. Io mi auguro che la protezione civile, con volontariato in genere, sia sempre più un esempio del modo di fare cittadinanza. Noi abbiamo sempre più bisogno di fare cittadinanza attiva, non semplicemente rivendicare i diritti della cittadinanza che sono ovviamente necessari e giusti, ma anche fare in modo di sentire quelli che sono gli obblighi della cittadinanza, cioè la capacità di partecipare, di essere coinvolti, di poter dare l'esempio e di fare cose utili per il nostro prossimo e per la comunità nazionale. Questo è estremamente importante, perché soltanto così noi potremo affrontare non solo le emergenze, ma anche le difficoltà della vita quotidiana del nostro tempo, che è sempre più di fronte a difficoltà economiche, che è sempre più esposto a rischi di tipo diverso, che è sempre più esposto a emergenze sociali crescenti. Abbiamo sempre più bisogno di questo spirito di cittadinanza attiva, di cui il volontariato è l'esempio migliore e la rappresentazione migliore. Per questo ritengo che sia estremamente giusto quello che ha fatto adesso l'assessore De Lillo, indicando i casali che sono a disposizione per queste attività. Saremo molto rigorosi ovviamente nella assegnazione di questi casali, per fare in modo che vengano assegnati a associazioni vere, associazioni che siano realmente attive e che danno un contributo forte e reale, non semplicemente a realtà magari inventate per avere il casale o inventate semplicemente per trovare in qualche modo una qualche nicchia di sopravvivenza. Esistono dappertutto, però noi vogliamo lavorare e dare valore al volontariato vero, dare valore a chi ci si impegna realmente. Il centro di formazione servirà a trasformare aspirazioni, disponibilità, volontà in professionalità vere, perché poi ci vuole la passione, ci vuole la disponibilità d'animo, è la prima base, ma poi tutto questo si deve tradurre anche in grande esperienza, in grande attenzione, in grande conoscenza professionale. Questa sorta di trasformazione si realizza, il punto di livello, il salto di livello, per poi per dare il servizio adeguato, in maniera tale da avere, come si dice, un cuore aperto, un cuore carico di passione, ma anche una mano ferma e una lucida attenzione a quello che bisogna saper fare e intervenire nei momenti di difficoltà. So che voi siete un grande, importante esercito al servizio della nostra comunità cittadina, contiamo veramente su di voi e con la collaborazione con voi per fare in modo che questa città sia sempre più sicura, sempre più accogliente e sempre più sentita dai cittadini come una grande casa in cui si possa vivere bene. Grazie e complimenti a voi.